Allora, signori della giuria, stavo col mio caro Piermarco Rosa quando a un certo punto, per la strada di Salecchia, per quella via infinita e arida e piena di sole all'epoca, che eravamo quasi a giugno, verso il compleanno appunto del mio amico piccione Piermarco Rosa. Nell'arida salita, non so quale congiunzione astrale fece trovare a Piermarco Rosa 5.000 lire a terra davanti al garage, davanti a uno strano garage molto impetuoso, pieno di telecamere Game Boy che non sapevano che facevano, le prime webcamere che giravano della Game Boy, ma questa è un'altra situazione. E allora, trovata quella 5.000 lire a terra, il nostro caro Piermarco Rosa piccione La trovò insieme a me, il nostro caso per, caro per Marco Rosa Piccione. Io volevo, la volevo, quella 5.000 lire, dividiamola i nostri fondi e facciamo qualcosa di bene per tutto console. Compriamo un nuovo quaderno per tutto console e il resto ce lo mangiamo in patatine e più gusto. No, lui ebbe la scellerata idea di andare in sala giochi e fottersi tutta quella fottuta 5.000 lire in spiccioli per videogame. Ma vi rendete conto, Piermarco Rosa, chi è davanti ai giudici, cari? Cari miei, di fronte a me, Gabriele Pasquali, il porcospino blu, che porta addirittura per seccare il culo a Piermarco Rosa, ancora oggi lo lecca, porta la maglia di Street Fighter. Porta la maglia del Super Nintendo, come mi permetto anche io, ma signori, vi devo corrompere, cari giudici, a un certo punto, anche io con la mia amica. E allora, come avevo detto, spese tutta la 5.000 lire in 200 lire. 5 per 5 diviso 2, quanto fa? Devo chiedere al mio. Dovevamo chiedere al professore Castrucci, no! Non si sa manco quanto resto ci ha dato, ci ha dato tutta la 5.000 lire intera. Ma andammo direttamente a giocare a videogame. E giocammo. Lui giocava, io non giocavo mai. Guardavo lui, povero coglione. Guardavo lui a fianco, senza che cacciasse una mitica monetina per me, una ne volevo, e cambiare gioco. Ma lui si permise addirittura di darmene due, simbolo delle corna che c'ha. E darmene due di monetine e giocare al suo stesso gioco. E vabbè, a quel punto mi sono rinfrancato di lui. Ho aperto il mio mitico Game Boy che già prendeva un po' come cellulare della SIP. E ho chiamato al mio garante della giustizia, Don Lurio. Perché a un certo punto non se ne poteva più, giocava solo lui a quel fottuto videogame. E arrivò Don Lurio lì a terra, arrivò sulla sala giochi. Diede una botta al videogame, lo aprì e la fottuta levetta delle 200 lire la schiacciava velocemente. Improvvisamente ebbi 1.000 cannoni, 1.000 visualizzazioni, 1.000 partite gratis, grazie al marchingegno della forza bruta di mio Don Lurio. E gli feci capire: adesso vieni a giocare con me, ti lascio l'ultima partita con me a Pro Evolution Soccer. Ah, il vecchio Superstar Soccer, come si chiamava su Nintendo. Ci abbiamo 1.000 partite, te ne faccio giocare una. Italia e Argentina. Vediamo chi vince. E chi può vincere in Italia e Argentina con Roberto Baggio, col codino come un topo di Superstar Soccer? Chi può vincere? Il mitico porcospino blu di Gabriele Pasquale. Allora, signor giudice, allora, questa è una buona deposizione. Alla prossima, grande. Credo che voi siete stata una brava persona, dopo i fatti di Eternia. Devo rivalutare tutto con gli altri giudici. Alla prossima.